sono degli argomenti che animano di più il nostro pathos e che in qualche modo suscitano in noi delle reazioni molto più forti. E quali sono questi argomenti? Naturalmente parliamo degli argomenti legati alla religione. Tutto quello che è religione comporta discordia, divisione e guerre. Tutto questo succede anche nei social network, in maniera particolare tra i vari blogger dell'ambito YouTube. L'ho verificato io stessa di persona all'interno delle dispute legate soprattutto alla congregazione dei testimoni di Geova. Molti sono i blogger, tra i quali ex DDG, professionisti del settore, antagonisti e poi gli studiosi o semplicemente i curiosi. Invece molto spesso gli ex e testimoni di Geova si sentono unici conoscitori che hanno soltanto loro il diritto di poterne parlare, per cui tutti gli altri non lo potrebbero fare. E questo forse non è del tutto vero. Proviamo a pensare alle donne vittime di violenza, al loro modo di reagire di fronte a psicoterapeuti, presidenti di associazioni che si occupano di queste cose. Immaginiamo una reazione di chiusura. No, tu non puoi parlarne perché non hai mai subito violenza, soltanto io so cosa significa subire violenza e quindi ne posso parlare. Questo atteggiamento è tipico, di coloro che non solo non hanno superato il proprio trauma, non sono riusciti a superare la fase egocentrica della sofferenza. Cosa significa? Che ognuno di noi, in funzione dei traumi subiti, ha la tendenza a focalizzare su di sé ogni argomento relativo appunto a quell'esperienza. E quindi il testimone di Geova che non fa più parte della sua congregazione, non accetta che altre persone che non siano coloro che sono usciti dalla congregazione, che non abbiano avuto la stessa loro esperienza, che ne parlino, che trattino l'argomento. E quindi si pongono al di sopra di tutte le parti, seduti su un trono, con atteggiamento appunto ipercritico. E probabilmente anche dannoso. Uno dei limiti dei fuoriusciti è proprio l'incapacità di relazionarsi al prossimo all'interno di un dibattito che riguardi la sua esperienza. Il dolore a volte comporta tutto questo, comporta la chiusura e la diffidenza verso il prossimo. Il problema è capire verso chi dobbiamo essere diffidenti. Non possiamo esserlo nei confronti di tutti, perché non sono tutti nemici e non tutti vogliono parlare di questo argomento semplicemente per mettersi in mostra o per imporre una propria opinione o una propria saccenza. Una reazione quindi devastante proprio per coloro che esercitano questo tipo di comportamento errato. Ma allora chi può parlare di un argomento? Tutti lo possono fare nel rispetto delle competenze e dei ruoli. Parlare significa costruire, significa gettare le reti della comunicazione, dello scambio, della solidarietà. Non parlarne significa mettere un muro a se stessi. Tutti abbiamo all'interno dei mostri che sono le nostre paure, i nostri pregiudizi, le nostre angosce, i nostri limiti. Ma i mostri vivono al buio e non alla luce. Quindi bisogna aprire le porte e le finestre delle relazioni. Se non si fa questo, si rimane invischiati all'interno del problema di cui siamo portatori. E allora vi lascio con un appello. Fuoriusciti, disassociati. Non mettete paletti.
allo scambio relazionale, alle opinioni e ai dibattiti, perché fate del male soltanto a voi stessi. Apritevi, non abbiate paura del confronto e non temiate l'opinione altrui. Non c'è niente di più sano e di più bello delle relazioni.